Ehi la ciurma e benvenuti in questo nuovissimo video di Valiant Hearts. Io sono Mazzetest e come potete vedere sto scappando da dei francesi che mi stanno inseguendo. Yeah, adesso salta, perfetto. Lancia anche lui. Fallo fuori. Sì! Occhi a questo. Di nuovo musica epica. Questo è il Flight of a Bumblebee, è una cosa bellissima. Il mio insegnante di tromba, perché un tempo suonavo la tromba, la stava imparando ed è tipo un pezzo difficilissimo, ma bellissimo se sai suonarlo. Perché mi hai sfasciato? Perché tipo troppo bellissimo. No, l'ho mancato. L'ho preso. L'ho preso. Vai. Puff. Adesso arriva l'altro. Dei missili molto più veloci questo però. Oh. Kaiser. Dove va? Adesso mi tira giù come prima, di sicuro. No? Se n'è andato? Oh, però sono in tre adesso. Ahia, quello mi ha preso. No, l'ho mancato. Sì. È pesante sto livello. Sarò io che sono scarsissimo, ma adesso mi sparerà di nuovo Kaiser. Vai. No, non l'ha sfasciato. Oh, ma vaffanbrodo, dai, gli ho sparato la dinamite dentro, ma adesso, ecco appunto, inizio di nuovo a spararmi. Bello, bello. Però per fortuna inizio da qua. Ecco, sì, mi becco gli sbarramenti, naturale. Adesso sono doppio sbarramento di qua. Prima può. Ah, ok, vai avanti tu, senti. Ah, ma è l'ufficiale là, il signor. Aia, aia, aia. Ok. No, ci sono andato addosso. Credo che questo livello richiederà un po' di tempo, spero non ce l'avrete con me per questo. Ma sono un po' scarsi questi livelli di schiva le cose. Oh, ho dei riflessi da, non lo so, da bimbo inutile. Ok, dai, adesso sta andando me. Però se ne prendi una, prendi anche le altre tutte di seguito. Non è possibile, dai. Non è regolamentare. Vabbè, su questo, qua, poi in mezzo. E poi di qua. Ok. Adesso spara le sue bombe, spara le tue bombe. Vai, vai, vai. Se n'è andato. Oh, arrivano di nuovo gli altri. Uno via. No, perché l'ho mancato quello? Oh, l'ho mancato di nuovo. L'ho mancato di nuovo. Ok, l'ho preso. No. Ok. Mannaggia, sto livello è discretamente complesso. Sì, esplodi, esplodi, esplodi. Ok. Adesso torna l'altro che.
Adesso mi tira giù. Lancia la dinamite. No, non puoi lanciargli la dinamite. Ma gliel'ho lanciata la dinamite. Non l'ha preso. Forse non posso lanciargli la dinamite. Ma come lo faccio fuori se no? Adesso torna davanti. Mi dice di venire in qua. Ma tanto io sto, riesco a stare più sul lato. Lancia la dinamite. Oh! L'ho preso, perfetto. E vabbè, adesso c'hai l'artiglieria pesante. Io c'ho solo i mazzetti di dinamite qua. Oh, se... E adesso... Oh, ma c'ha pure i barili? Odio questi barili. Ma poi sono dietro. Mi copre pure la visuale. Oh no, mi scarica di nuovo i barili. Sei uno scarica barile poi, eh. E vabbè allora, ma sei deficiente. Chi ti ha dato la patente? Scarica barile. Se non altro li scarica sempre nello stesso modo. Ah, ok. Fa doppio lancio. Vai, la dinamite. L'ho preso. Dai, lo sfasci stavolta, ti prego. Fai che sfasci sto stupido affare. È ancora in piedi. Ah, no, Mannaggia ragazzi, che sudata. San Michel, finalmente siamo arrivati. Sì, ci dicono pure a trapanare, spero che... finito un altro capitolo, suppongo. Spero non si senta questo rumore, ma... Saranno 5 anni che fanno lavori qua vicino e continuano a lavorare tutti i dannati giorni. Kaiser. Ma noi non pensiamoci, la vita è bella perché varia. Oh no, ci sono ancora i tedeschi. Carl and Anna were led to the officers' quarters for interrogation. Carl was sent back to fight for the Germans. Beh, vabbè, allora abbiamo fatto tutto questo per niente, ritornato con i tedeschi. On April 8th, the French forces launched an assault on Saint-Mihiel, an opportunity that Carl would not let slip by. Non ho capito cosa è successo, però. Allora, devo farmi dare i vestiti dal tizio. Ah, questo è il posto di addestramento dove è stato addestrato Emil. No! Il padrone del cane è quello! Ciao Balto, a presto. Credo che tu resterai con lui, allora. Bravo Balto. Vado di là. Ciao Balto, mi manchi. Ci mancherai, credo tutti. Questo è un teschio? San Michel. No, gas anche a San Michel c'è. Ma però sembra tutto tranquillo. Guarda che bei cavalli. Mi piacciono un sacco i cavalli fatti così, ma anche loro non si vedono gli occhi, solo Balto e i bambini si vedono gli occhi. Ah no, ho bisogno dei vestiti, allora andiamo su e prendiamo dei vestiti. Ah, devo andare su ancora, ma no, aspetta, io voglio scendere qua perché magari ci sono degli oggetti nascosti. Anzi, quasi di sicuro ci saranno degli oggetti nascosti, tipo sta porta. Non posso aprirla. Là c'è un elmetto però. Qua c'è un... Ah no, una combinazione che non conosco. No, ho dato Balto. Ah, ma Balto sei ancora con me, non stai col tuo padrone? Dammi la lettera, dai. Dammi la lettera. Oh, bravo Balto. Ecco qua. Devo andare di qua.
Dammi questi pantaloni. Ah, guardate che c'era un oggetto là, bello, nascosto. Guarda com'è contento Baldo che io sia di nuovo tedesco. Però ho l'elmetto ancora dell'ufficiale là. Ah, vedi, devo prendere l'elmetto e il... Ma quegli affari là erano qua dietro. Lo zaino... Questi sono... Boh, dove lo prendo allora? L'elmetto è là, ma... Ah, mi fa passare adesso. Là ci sono le chiavi del piano di sopra. Vieni qua. Tu puoi prendere le chiavi? No. Vorrei parlare... Boh. Andiamo qua fuori, cos'è che è questo? Manca qualcosa. Qua non c'è niente. Là si allenano. Delle mele d'oro. Qua c'è altro. What? Gli ho dato una mela e lui mi ha dato... Mi ha dato un oggetto! Spettacolare! Ma è la... però la mela mi serve ancora? Sì, lo so, ho detto ma però involontariamente. Ah. Allora io chiamo questo qua. No! Ah, allora devo chiamarlo, devo far cadere le chiavi e devo mandare Balto a prenderle, suppongo. Allora adesso proviamo. Proviamo a vedere. Allora, chiamiamolo. Mentre vieni in qua. E tu qua. E tu intanto continua a essere qua. Pa, pa, pa. Dove vai, Balto? Vieni qua! Dammi sta chiave. Oh, ok. Grazie, molto gentile. È incredibile pensare quanto la gente sia stupida nei videogiochi. Allora. Oh, ecco l'elmetto. Ecco. Qua c'è una bandiera. Ah, questa sarà la combinazione da cassaforte. Allora, riflettiamo. Cioè, 1, 2, 3. Quello è diviso in 9 quadretti, la finestra. Quindi sarà quello, il primo è l'8. Il secondo è il 4. E il terzo è il 6. Quindi 8, 4, 6. Proviamo, eh. Allora, yes. No. Andiamo a mettere la bandiera intanto. Suppongo sia da mettere qua fuori dove c'è l'asta qua. Sì. Però... Boh. Ci servirà in seguito, magari. Forse per qualcos'altro. Allora, andiamo a rivedere. Però era 8, 4... Ah! Oh no! Mettiamo... Alleniamoci bene. 8... 1-5. Quello mi sembra un 1 e quello mi sembra un 5. 8-1-5. Ecco cosa serve la bandiera. No, poi vabbè. Suppongo, adesso vediamo. Magari è tutta una cavolata. Allora, 8. Anche perché prima si era verdizzato il 4, no? Sì. E tutto questo solo per ottenere l'equipaggiamento, ma sono anche furbi questi tedeschi. Ma forse è un addestramento involontario. Ci stanno assaltando... Oh...
No, l'ho fatto apposta. Devo uscire di qua allora, suppongo. Qua mi chiama il mio amico. Ciao, scappiamo. Ma no, ma perché muoio sempre? Ho dei problemi gravi proprio. Altro che problemi mentali, qua ho dei problemi serissimi proprio. Dov'è il nostro amico? Due, ne ha stacchiti due là dietro. Andiamo. No! È morto? No, non possiamo tirarlo fuori. No, non può. No. Guardate questo come ha paura. Sta tremando. Ma probabilmente è un che è stato appena addestrato. Ah, che ridere. Al posto che libertà, egalità e fraternità ha messo la foto del tizio. Poverino. E dove... Ah, devo saltare qua dentro? E adesso dove siamo? Beh, sulle trincee davanti a San Michele. Oh, quanto gas. Poi suppongo che bisogna correre un po' per non farsi beccare dal gas. No, non accarezzare, Bad, almeno non adesso. Gli è morto il padrone, poverino. Ma mi lasci passare. Ah, ops. Fortuna che non mi ha lasciato passare, perché sennò... Balto, prendimi una maschera antigas, va? Ah, c'è il gas, naturalmente. Non puoi prendermela se c'è il gas. E vabbè, dai, ne faremo meno. Magari bisogna arrivare dall'altro lato. Qua c'è un oggetto. Uno. Cosa fai? Ah, mi puoi tipo agganciare? Aspetta, se mi metto qua. Vai, Balto, tira. No, sto scherzando. Cosa devo fare questo? Spazio? Lì? Lì? Ah, forse devo far oscillare. No, forse di più però. Tipo... No, eh. Se ti viene un attimo più in là. Ah, perché va preso anche il momento giusto. Per non... smorzare... l'oscillazione. Vabbè, adesso non mi prende. Ah, ma forse lo devo fare. Se lo faccio oscillare da qua. Bravo! Bellissimo sto trucchetto però. Dammi questa maschera antigas. Mettiamola, dai. Ah, è per lui la maschera antigas. E allora l'altra... Ah... Forse ho capito... Se adesso gli dico di andare là, dovrebbe andarci. E dare la maschera antigas a me. Spettacolare. Comunque io non mi fido molto di queste maschere antigas. Posso fidarmi?
sembra che tenga. Non mi fido molto però, eh. Posso confessarlo, qua dobbiamo tornare indietro, no, dobbiamo passare di qua. E dove finisce? Dove siamo? Ah no, è proprio scappato via di qua. Cioè se n'è andato tipo. Ma tra l'altro quanto ho registrato? Non mi ricordo se è un livello o due livelli che ho fatto adesso. Questo potrebbe essere grave. A British aviator from the Royal Air Force was spotting the German positions for artillery support. On this day, Canadian troops led the charge. Non so quanto da quanto sto registrando. Guardo un attimo, eh. Torno subito. Da quanto sto registrando? Me lo dice? Mi sta dicendo qualcosa? Sì, sto registrando da 21 minuti, quindi credo che per questo episodio sia sufficiente. Io vi invito a iscrivervi al mio canale, a mettere un mi piace, a mettere un commento, a mettere due commenti, tre commenti. No, beh, adesso non spammate, però so che non c'è questo rischio. Detto questo, mi sto stravaccando su questa poltroncina, che comoda. Vabbè, ci vediamo al prossimo video, ciao Roma. Ciao a tutti. Ciao!